Allora, grazie Dacia Maraini, ha presentato il suo ultimo libro, poi mi farò chiaramente dare una dedica. Dacia Maraini, caro Pierpaolo, se oggi dovessimo dire a dei ragazzi giovani di iniziare a conoscere Pierpaolo Pasolini, da che opera o da quale consiglio si sentirebbe di dare? Beh, io comincerei dalle poesie. Secondo me le poesie, d'altronde lui ha cominciato come poeta e le poesie dicono tanto, c'è dentro tutto, tutta la sua visione del mondo, tutto il suo rapporto con la madre, il rapporto con la morte, il rapporto con la politica, quindi io comincerei dalle poesie. A me ha colpito molto quel discorso che lei ha fatto sul rapporto simbiotico con la madre di Pasolini. Cosa ci può dire? No, è così. Cioè, molte cose nascono un po' dal caso. Comunque il fatto che suo padre sia diventato violento e che covasse un dolore che evidentemente lui non poteva capire e l'ha portato tutto da parte di sua madre, questo amore poi è diventato una specie di come posso dire, una magia, qualcosa che... Lei ha parlato di fantasma a un certo punto. Fantasma della madre entrava in tutti i suoi rapporti con le donne, per cui lui non poteva avere un rapporto libero con una donna, perché c'era sempre questo fantasma di mezzo. E questo è un tema tra l'altro che noi riscontriamo molto spesso nelle patologie che riscontriamo in questo rapporto madre-figlio, ma anche per quanto riguarda le ragazze, no? Ecco, mi chiedevo quanto da questo punto di vista avesse colluso la madre di Pasolini con questo aspetto simbiotico. No, era completamente condiviso questo rapporto, però naturalmente era innocente, non è che ci fosse cattiva volontà, assolutamente. Né da parte della madre né da parte del figlio. Era un rapporto un po' nato probabilmente per difendersi da una disperazione paterna che li aveva un po' delusi e esclusi. Certo. Però poi è diventata una tale... era nello stesso tempo la delizia, il paradiso, ma anche l'inferno, no? Era una prigione, certo, da cui lui però non riusciva a uscire. Ha citato anche l'aspetto della fisicità di Pierpaolo Pasolini. Sappiamo che era un appassionato di calcio e ogni 3x2 lui giocava anche quando faceva i film. Cosa ci può dire? No, io credo che la cosa più importante di Pasolini sia stata proprio questo, che lui ha vissuto le sue idee col corpo. E quindi il corpo è diventato importantissimo, tant'è vero che per farlo tacere l'hanno distrutto fisicamente, hanno dovuto massacrarlo. Questo, guardi, che è una cosa abbastanza... Però è quello che colpisce l'immaginazione delle persone. Esatto, ancora oggi colpisce, perché è una persona che ha pagato fino in fondo, cioè si è fatto carne. La sua protesta, la sua indignazione si è fatta carne, si è fatta corpo. E questo credo che è quello che impressiona di più, colpisce l'immaginazione delle persone. Senta, l'ultima domanda. Lei ha parlato molto di amicizia e si è sentito, credo, questa sera, e non solo questa sera, ma in generale, che questo suo lavoro sia stato un qualcosa di introspettivo anche da parte sua. Ci ha raccontato delle cose di sé che credo abbiano colpito molto la platea. È stato così? Sì, è vero, perché... Ma io penso che quello che ha insegnato Pasolini, e che anche a me naturalmente, è proprio questa specie di sincerità un po' pericolosa, rischiosa, perché la gente non parla di sé perché in un certo senso ha paura di mettersi nelle mani degli altri, no? C'è un rischio in parlare di sé. E lui questo rischio lo affrontava con un coraggio incredibile, infatti poi l'ha pagato, no? Come ho detto. Però questo è stato anche un grande insegnamento, come dire, non abbiate paura, parlate di voi, perché la verità è più importante di qualsiasi condizionamento. Ed è questa l'eredità di Pierpaolo? Sì, secondo me sì, ed è quello che passa, non tanto le cose che lui dice, che sono importantissime, ma che sono già state dette. Non è che lui abbia inventato l'indignazione contro la cultura di mercato, tutte queste cose
appartenevano alla sua cultura, quindi non le ha inventate, ma il modo in cui le ha vissute e espresse è originale, e lì sta la sua originalità e la sua particolarità, per cui poi la gente gli crede e lo ammira. Certo, grazie per la sua testimonianza. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie mille.